Sant'Agostino in una sua omelia ci dice che la festa dell'Ascensione del Signore era celebrata in tutto il mondo e che questa festa era stata istituita dagli stessi apostoli oppure da un sinodo in epoca subapostolica. Per la verità la storia di questa festa dal punto di vista liturgico è un pochino più complesso, però possiamo dire che 40 giorni dopo la risurrezione del Signore, solitamente il giovedì, la Chiesa celebra l'Ascensione del Signore. In qualche nazione poi la festa dell'Ascensione è traslata e spostata di pochi giorni alla domenica successiva, è il caso per esempio dell'Italia. Attorno alla festa dell'Ascensione sono nate una serie di usanze, ad esempio nel rito ambrosiano il cero pasquale veniva innalzato, veniva portato in alto. Nel rito romano, per volontà di San Pio V, al momento della lettura del Vangelo che ricordava l'ascensione di Gesù, il cero veniva spento. Adesso questa ritualità attorno al cero pasquale è stata superata perché il cero illumina le nostre assemblee dalla notte di Pasqua a tutto il giorno di Pentecoste per essere poi custodito al fonte battesimale ed essere acceso per l'ultima Pasqua dei cristiani, cioè le esequie, e per la prima Pasqua dei cristiani, cioè il battesimo. Ma proviamo a entrare nel Vangelo di questa domenica, quindi cedo subito la parola a Paolo che ci dà la possibilità di ascoltare il Vangelo che poi riascolteremo nelle nostre assemblee. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. La parola chiave del Vangelo di domenica scorsa, se ce la ricordiamo, era la parola amore. C'è una parola chiave, possiamo domandarci, che racchiude il Vangelo di questa domenica? La risposta è sì. E potremmo dire la parola è la parola andate. Siamo di fronte a un comando del Signore Gesù. Andate. Un comando ai Suoi discepoli perché il Suo Vangelo si diffonda in tutto il mondo. Allora potremmo domandarci, ma la festa dell'Ascensione del Signore che significato ha? Che cosa festeggiamo? Un assente? No, assolutamente, noi non festeggiamo un assente. Gesù che sale al cielo è presente, è il risorto che oggi continua la sua presenza nella Chiesa. Tant'è vero che la festa dell'Ascensione, la solennità dell'Ascensione, va vista in strettissima relazione con la solennità che poi vivremo domenica prossima, che è la solennità della Pentecoste, che è il compimento della Pasqua. Allora, il risorto è presente in mezzo alla sua Chiesa e nel mondo intero. Come si rende presente? Si rende presente attraverso tanti uomini e tante donne che ancora oggi vanno e annunciano il Vangelo. Ecco, è una domenica che ci coinvolge tutti nell'annuncio del Vangelo. Andate, annunciate il Vangelo, battezzate, queste le parole di Gesù, non sono dei comandi che semplicemente
coinvolgono i missionari o i sacerdoti, ma che coinvolgono ogni uomo, ogni donna, ogni battezzato. Tutti siamo chiamati a vivere di questo dinamismo missionario. È interessante notare come l'ultima parte del tempo di Pasqua che stiamo vivendo è un tempo che ci porta a vivere pienamente la missionarietà della Chiesa. Come dicevamo in altre puntate, non si può aver celebrato la Pasqua e tenere questo per noi. Allora risuona questo annuncio di andare. Ma fermiamoci su un piccolo altro particolare. C'è un richiamo ai sacramenti, al battesimo. Allora qui mi si dà l'occasione di tenere ancora una volta questo filo rosso che ha guidato il nostro cammino ormai al termine di queste domeniche del tempo di Pasqua, il filo rosso dei sacramenti. Gesù, lo abbiamo sentito nel Vangelo, chiede espressamente di battezzare, cioè chiede espressamente che ci sia un segno che inserisce, che coinvolge nella Chiesa. Allora potremmo domandarci, ma i sacramenti sono o non sono necessari per la vita del cristiano? I sacramenti sono o non sono necessari per la vita di ogni uomo e di ogni donna? Dio ci può salvare anche oltre i sacramenti? Beh, certo, possiamo dire che ci sono semi del Vangelo anche nelle storie di tanti uomini e di tante donne che non conoscono il Signore. Possiamo dire che Dio, per raggiungerci col suo amore, con la sua salvezza, può anche fare a meno dei sacramenti. Ma, ecco, credo il passaggio importante per ciascuno di noi, ma i sacramenti ci sono necessari per il nostro cammino di fede. Non sono un di più, non sono qualcosa che si aggiunge, non sono un rito semplicemente esterno, non sono semplicemente una tradizione di tipo culturale. E allora la solennità dell'Ascensione ci invita anche a questo, a vivere pienamente del dinamismo dei sacramenti. Questa è una seconda sottolineatura molto importante. C'è poi la chiusura del Vangelo di questa domenica, che forse ci può sembrare un po' strana. Gesù dice che i discepoli, nel loro annuncio, nel loro cammino missionario, saranno accompagnati da una serie di segni e li elenca in maniera anche precisa, li abbiamo sentiti. Potremmo dire, questo elenco di segni che accompagnano il gesto dei discepoli di annunciare il Vangelo ha qualcosa di unitario? Io mi sento di dire di sì. Che cos'è che unisce tutti questi segni elencati dall'Evangelista? La vittoria sul male. Ecco che cosa fa in noi la Pasqua di Gesù Cristo. Ci dà la possibilità di vincere il male, ci dà la possibilità di combattere il male. Quante notizie di male giungono fino a noi? Dalle notizie delle guerre che ci raggiungono quasi ogni giorno dal telegiornale, alle notizie del male che magari ci ferisce nelle nostre famiglie, nei nostri vicini. Ecco, la Pasqua di Cristo diventa antidoto al male, non nel senso che essere cristiani, essere credenti, risolva tutti i nostri problemi. Assolutamente no. Non è una specie di assicurazione sulla vita o sulla felicità essere discepoli del Signore. Ma io credo che celebrare la Pasqua, celebrare l'Ascensione, fa in noi davvero trionfare la vittoria di Gesù sul peccato e sulla morte. Scriveva il Cardinal Biffi, la vittoria di Gesù sulla morte e la sua risurrezione è un fatto. E questo fatto non lo puoi negare, lo puoi accogliere
oppure lo puoi non accogliere, ma ti si palesa davanti comunque come fatto. E allora Gesù che ascende al cielo ci richiama proprio a questo, ad accogliere ancora una volta la sua Pasqua, a essere uomini e donne che portano la sua Pasqua in ogni parte del mondo, cioè lì dove siamo a vivere la nostra quotidianità, ad essere uomini e donne che sono capaci di combattere il male. Per fare questo, come abbiamo detto, abbiamo l'arma forte, potente e bellissima dei sacramenti da vivere. Cari amici, concludiamo questa nostra puntata con una piccola sottolineatura. Fino al Concilio Vaticano II, in qualche realtà anche negli anni successivi, le parrocchie vivevano nei tre giorni precedenti alla solennità dell'Ascensione la tradizione delle rogazioni. Di che cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente di tre processioni che il lunedì, il martedì e il mercoledì partivano dalla chiesa parrocchiale e raggiungevano tre punti differenti della parrocchia. Una volta arrivati a una cappella o una chiesa, concluso il canto delle litanie, si invocava una particolare benedizione del Signore per i frutti della terra, i frutti del lavoro dell'uomo, la vita delle persone e della comunità. Questa tradizione è ormai andata scomparendo, via via scomparendo, ed è rimasta in pochissimi luoghi. Per la verità, il benedizionale contiene ancora una formula di benedizione per le diverse stagioni dell'anno, con anche un formulario di preghiera dei fedeli e delle offerte votive, ora dell'olio, ora dei fiori, ora dell'uva. Qual è il significato? Il significato è quello di dire una dipendenza da Dio. Noi viviamo in un tempo dove i grandi progressi della scienza, della tecnica, ci danno la possibilità di considerarci quasi totalmente fautori del nostro futuro. Siamo noi a costruire il nostro futuro. Allora, se questo da una parte è vera, dall'altra parte il credente sa che dipende nella sua vita da Dio. Sa che è il Signore che ci dà vita, è il Signore che ci mantiene in forza, è il Signore che dà la sua benedizione sul nostro lavoro, sulla nostra fatica. E allora questa solennità dell'Ascensione può davvero far crescere in noi questo sentimento di dipendenza dal Signore, questo invocare da Lui i doni di cui abbiamo bisogno. E un'ultima sottolineatura. Il tempo di Pasqua potrebbe essere il tempo che in queste sue ultime settimane ci vede anche compiere un pellegrinaggio. Dove? Al cimitero. Cioè, il tempo di Pasqua potrebbe davvero chiudersi con una visita alle tombe dei nostri parenti, dei nostri amici defunti. Questo piccolo pellegrinaggio spirituale, di poche centinaia di metri, magari per qualcuno di noi, ha invece un grande significato. I nostri defunti sono coloro che vivono già la Pasqua di Gesù Cristo. E noi che siamo in cammino, che siamo la Chiesa della Terra, un giorno ci riuniremo alla Chiesa del Cielo. Beh, allora potrebbe essere davvero un piccolo esercizio spirituale quello del visitare le tombe dei nostri defunti, accendere un lume, così come nelle nostre chiese risplende ancora la luce della Pasqua del Signore, e ricordarci che tutti, come scriveva San Giovanni XXIII, per il cielo siamo fatti. Buona domenica. Thank you.
Thank you.